fare prima il match, al di là degli errori dei singoli che ci sono stati. Queste due considerazioni. Al di là degli errori dei singoli, la squadra non ha fatto la solita partita, non si può andare a parlare dei singoli in una partita in cui la squadra non ha avuto le solite distanze di sempre, non ha avuto le solite equilibri, non ha avuto le solite distanze tra i reparti. Siamo stati blandi quando siamo andati a verticalizzare, e infatti la seconda palla era sempre di loro. Siamo stati blandi andocela ad scendere sulle loro palle lunghe e andiamo a rischiare sulla seconda palla. Quindi una partita che abbiamo fatto sottotono, contro un Udinese ha fatto la più grande prestazione della stagione. Quindi penso che il problema era globalizzato. E purtroppo noi andusciamo dalle soste, abbiamo spesso il problema di partite un po' sottotono, e giocare a mezzogiorno e mezzo per noi è pesante, non ci sono squadre che riescono ad adeguarsi bene e noi invece facciamo fatica anche sotto questo punto di vista. Quindi sono tutte situazioni, e se noi vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo andare a migliorare nella maniera più assoluta. Si tratta di particolari, però te l'ho detto, oggi la squadra non aveva le distanze, a di solito non aveva la qualità di velocità nella circolazione della palla che ha di solito, quindi discorsi su singoli secondo me lasciano il tempo e trovano, e abbiamo avuto un problema di squadra. Buonasera mister. Ciao. Giustamente lei non vuole parlare di singoli, allora le dico, sicuramente il problema dei tanti nazionali non le ha permesso magari di preparare la gara come lei voleva, però poiché anche l'Udinese ha avuto 11 nazionali fuori, nel corso della gara con queste distanze che non c'erano, lei c'ha qualcosa da rimproverare? La poteva, se non preparato benissimo per colpa di tanti nazionali che ha avuto ultimamente, fare qualcosa di meglio, cambiare qualcosa durante la gara, tatticamente? Ti ho detto, secondo me il problema è stato di squadra, e se il problema è di squadra la responsabilità è la mia. Poi la mossa, il colpo, il cambio, parliamoci veramente, sono tutte cazzate. Non è che io posso mettere un giocatore che mi copre 80 metri di campo, perché non ci sono giocatori che coprono 80 metri di campo. Quindi una partita abbiamo fatto male a livello di squadra, e quindi molto probabilmente abbiamo preparato male, molto probabilmente con degli errori da parte nostra, e con la consapevolezza che bisogna migliorare in questo tipo di situazioni se veramente vogliamo essere una squadra di grandissimo livello. È chiaro che è strano che la squadra seconda in classifica a aprile gioia a mezzogiorno e mezzo, è altrettanto chiaro se questo è l'orario bisogna fare punti lo stesso. Per me è una bestemmia giocare a mezzogiorno e mezzo, però se l'orario è questo noi bisogna mettersi nelle condizioni di fare punti lo stesso. Quindi al di là di tutte le valutazioni la squadra ha sbagliato partita a livello di squadra, e quindi il responsabile principale è lo staff tecnico e l'allenatore in primis. Salve mister, il nervosismo è una conseguenza proprio di questa difficoltà, della sosta, di una condizione che non era giusta, o c'è dell'altro? Il nervosismo l'ho visto montare poi durante la partita, cioè è chiaro che se avessimo fatto 4 partite su 6 dopo la capolista sarebbe stato un indizio, e 6 su 6 è una prova, mi sembra un'esagerazione mostruosa, però torno a dirti che sono tutte cose che non dipendono da noi, e noi dobbiamo lavorare su quello che dipende da noi. Se ci viene messa pressione dall'esterno in maniera innaturale, in logia, dobbiamo essere in grado di assorbirlo e di fare punti lo stesso. Può darsi che questo nervosismo sia dipeso anche da questo, la partita si è messa male, è chiaro, l'amarezza monta, la rabbia monta, e un pizzico di nervosismo in più può venire fuori, anche se si è visto scene molto più gravi non più di 2 settimane fa da questo punto di vista. Quindi sono tutte cose in cui dobbiamo andare a migliorare. La nostra feroce determinazione è di diventare una squadra forte, una squadra che può andare a qualsiasi risultato, e se lo vogliamo fare dobbiamo andare a migliorare in tutti questi piccoli particolari. Higuaín e Sarri espulsi. E io sono abbastanza abituato,
non da quest'anno ma da 10 anni. Il mio modo di vivere la partita è questo. Gli arbitri lo concepiscono poco, non ho offeso nessuno neanche oggi, ho solo detto che secondo me stavano arbitrando più che male, però questa è un'opinione e non un'offesa. Però te l'ho detto, per quanto mi riguarda purtroppo io le partite le vivo così, mi dovrei snaturare per essere come vogliono loro, e se mi snaturo molto probabilmente do molto meno anche alla mia squadra. Quindi preferisco avere questa forza dentro da trasmettere che prendere qualche espulsione in me. Buonasera mister. Vista Papino. Vista Alvino, Alvino. Chi è? Papino, scusa. Vista Alvino. Salve Sarri. Vista il momento in cui le ha protestato, a questo punto c'è da pensare che dal suo punto di vista non era rigore. Io sul singolo episodio non mi voglio neanche esprimere, sono episodi volanti, uno decide in un secondo e chiuso. Quello su cui uno non decide in un secondo è la gestione dei falli e la gestione dei cartellini, e quello mi è piaciuto molto meno. Mister, volevo chiederle una cosa, lei ha parlato di pressione innaturale, se la pressione resta innaturale siete sconfitti in partenza. Ti ho detto che dobbiamo migliorare. La pressione è naturale perché 6 su 6 non è una cosa normale. 3 su 3 sarebbe normale, 4 su 2 uno dice ma forse, 6 su 6 uno dice cazzo. Non è normale. Quindi la pressione era innaturale, nel senso è venuta da una situazione non normale, innaturale. Su questo possiamo fare poco e dobbiamo lavorare sul reggere la pressione. Altre domande, curiosità? Niente? Sì, sì? L'ultima? Bene. Sì. E bisogna risvegliarsi dal sogno, se c'era un sogno? No, noi bisogna essere capaci di scrollarsi via di dosso la delusione di oggi, e bisogna essere capaci di mantenere la rabbia di oggi. La rabbia che abbiamo accumulato in questa sconfitta per ripartire da martedì con un gruppo di 25 giocatori inferociti, che voglio fare un finale di stagione all'altezza della stagione fatta da questa squadra, che è una stagione di grandissimo livello, che nessuno può sminuire perché siamo dietro 6 punti dalla Juventus, e il finale deve essere all'altezza della stagione. Con la nostra follia di voler diventare la squadra più forte d'Italia nel giro di poco tempo. Bene. L'ultimissima, la riporto su un episodio che però poi caratterizza il finale della partita, il secondo giallo a Higuain. La protesta di Higuain, secondo me, è legata ad un secondo giallo che forse, rivedendo bene le immagini, non c'è. È un episodio che però pesa sull'economia di questa partita. Volevo il suo parere, mister. Ragazzo, io non l'ho vista perché ero nell'ultima gradino della tribuna e quindi ero bassissimo e mi impallava in quella direzione la panchina. Il ragazzo mi ha detto che lui ha picchiato casualmente un avversario. E si è sentito vittima di un'ingiustizia, essendo uno molto legato a questi colori, a questa maglia, a questa città, e ha una reazione bella tosta. Però io 15 giorni fa ne ho vista una molto più tosta. Grazie e buona serata.